Buongiorno a tutti, sono Angelo Bagni e si è detto praticamente quasi tutto sulle funzionalità dei gruppi di auto mutuo aiuto. E io posso dire che sono facilitatore di un gruppo di auto mutuo aiuto serale che appunto si trova nella sede insieme a noi e ci sono altri due gruppi, è un gruppo generico. E quindi raccoglie diverse patologie. Ci sono altri due gruppi generici che si incontrano, uno al centro servizi di volontariato e uno alla nostra sede dell'associazione Idee in Circolo. In più ci sono due gruppi di auto mutuo aiuto per gli uditori di voci. Io posso raccontare, al di là di quello che è stato detto, cosa ha significato per me il gruppo di auto mutuo aiuto. Dunque, io non ho mai vissuto in un isolamento totale, per fortuna. Anche quando stavo molto male, uscivo lo stesso, quindi. Però a qualcuno serve per uscire, per confrontarsi con gli altri. A me è servito per confrontarmi con gli altri, con i miei problemi, un po' uno sfogatoio, anche come diceva Tilda. Ma non è solo quello, cioè quello è la parte principale, la parte prima. Poi dopo si sa che nei gruppi di auto mutuo aiuto non si dà consigli se non vengono richiesti, però ascoltando l'esperienza degli altri uno può trarre, almeno io ho tratto molto beneficio perché ho tratto molta esperienza dell'esperienza, ho tratto molto giovamento dall'esperienza degli altri. Per esempio, quando gli altri hanno avuto un problema simile al mio, come l'ha risolto? Io ho metabolizzato nel cervello come potevo risolverlo io, se poteva essere una cosa fatta bene o fatta male, senza chiedergli consiglio di come aveva fatto lui e come non aveva fatto, ragionando con la mia testolina. E poi ci si trova tutti insieme, alla pari. Il bello è che siamo tutti pari, siamo tutti uguali, non c'è uno che comanda, uno che non comanda. Sono facilitatore o conduttore, ma il facilitatore ha semplicemente il compito di stare attenti che non si esca dalle righe. Il conduttore dà la parola uno all'altro, ma siamo tutti uguali. C'è proprio parità totale nel gruppo di auto mutuo aiuto di utenti, e questo è molto democratico. E anche questo fa molto bene, soprattutto perché è nella psichiatria da molto tempo come me, che mi sono malato abbastanza giovane, nel 93, avevo 24 anni, e ho sempre un po' nel mondo della psichiatria che vivevo, ho sempre un po' sentito dire o fai così o ti costringiamo a far così. Anche nei ricoveri, o accetti il ricovero di tua volontà, o ti facciamo il ricovero coatto. E adesso la psichiatria sta cambiando molto e, come dice Francesco, i gruppi di auto mutuo aiuto sono un ulteriore aiuto per i pazienti per uscire dalla crisi, il riuscire a andare a prendersi l'impegno di essere presente a un gruppo di auto mutuo aiuto, esporre le proprie problematiche agli altri, che sono poi tutti amici, si crea un rapporto amicizia tra di noi, però anche riuscire ad aprirsi e riuscire a prendere l'uno dall'altro quello che la nostra esperienza ha significato per noi, è una cosa importantissima. Poi volevo dire che appunto sì, poi ci si è detto tutto, per esempio che i servizi facciano i vini nei gruppi di auto mutuo aiuto, che sono aperti anche ai cittadini, può venire anche un cittadino qualsiasi che abbia anche non seguito dai servizi, almeno nei nostri. Del resto si è detto più o meno tutti i gruppi di auto mutuo aiuto, vi ringrazio.